Ciao, sono Silvia Boccardi e oggi vogliamo parlare di un tema di cui ci piace sempre molto parlare, ma che a quanto pare facciamo sempre meno: il sesso. Out of nowhere. E ho deciso di farlo con Silvia Lazzares, una mia amica e collega che fa inchieste in ambito scientifico, ha studiato comunicazione della scienza all'Imperial College, insomma, un genio e la persona giusta per fare questo video oggi. Ciao Silvia. Come sta roba? Queste sono tutte le ricerche che ho fatto dopo che mi hai chiamata. Ci improvviseremo anche un po' scienziate. Cioè? E vorrei fare uno studio sulla redazione. Ho capito, vuoi scoprire quanto sesso fanno i nostri colleghi. Per la scienza questo è l'altro. Voglio mostrarti questo grafico. Vedi, qui in fondo c'è il Covid. Ora, all'inizio della pandemia c'era qualcuno che diceva che rimanendo chiusi in casa avremmo fatto più sesso. Ecco, non è andata proprio così. E questo non ci stupisce troppo, cioè le conseguenze del rimanere chiusi in casa con il proprio partner per chi ne aveva o di doverne trovare uno nuovo per chi non ce l'aveva durante un lockdown ovviamente hanno fatto sì che il nostro desiderio sessuale non fosse al massimo. Ma non erano solo le mura di casa il problema, perché senti questo, ho trovato una teoria super affascinante. Alcuni psicologi evolutivi hanno ipotizzato una sorta di sistema immunitario comportamentale, cioè come se il nostro cervello a un certo punto avesse detto: guarda, lascia stare, non procreare, non accoppiarti, perché siamo in un momento difficile ed è possibile che tu a un certo punto muoia. Ho trovato un grafico sul Financial Times che diceva che gli italiani, per esempio, durante la pandemia non avessero diminuito così tanto la loro attività sessuale. Ecco, come spieghi questa cosa? No, infatti il problema non è che abbiamo diminuito la nostra attività sessuale durante la pandemia, è che proprio non ne facevamo neanche prima. E questo non è un problema soltanto italiano, perché uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti ci dice che l'anno precedente alla pandemia, quindi nel 2019, praticamente il 23% degli americani under 35 non ha fatto sesso per tutto l'anno. Quindi un quarto degli americani under 35 non ha avuto rapporti sessuali in tutto il 2019. Esattamente. È un numero enorme. Il problema non si limita agli Stati Uniti o all'Italia, è un problema che troviamo in tantissimi paesi del mondo, soprattutto i più abbienti: Giappone, Regno Unito, Australia, Olanda, Finlandia, cioè sono veramente dappertutto. Ecco, però per capire come siamo arrivati qui ho cercato di guardare un po' indietro e mi sono concentrata su quel periodo che è stato soprannominato la rivoluzione sessuale, cioè gli anni 60-70. Negli anni 60 la Food and Drugs Administration infatti liberalizza la pillola e questa forma di contraccezione rende molto più semplice tutto quello che fino ad allora è stato un po' più complicato, tipo il sesso extraconiugale e il sesso prematrimonio, oltre ad aver ovviamente diminuito di gran lunga le gravidanze indesiderate. Il mondo era ancora in piena guerra fredda, ma diciamo c'era un benessere crescente, iniziano le prime lotte per i diritti civili, per la parità di genere, il movimento hippie libera le generazioni nuove di tutte quelle regole che erano state imposte da quelle precedenti e predica l'amore libero, oltre che l'utilizzo di droghe. Ecco, tutto questo scombussolamento è ben visibile qui. Infatti, se nel 1900 solo il 20% delle donne aveva avuto due o tre partner prima di sposarsi, nel 1968 l'80% delle donne ha almeno 6 o 7 partner prima del matrimonio. Ovviamente la strada per il pieno riconoscimento della libertà sessuale delle donne è ancora molto lunga e non è che prima degli anni 60 o 70 non esistesse il sesso prematrimoniale o extraconiugale, però diciamo che in questo periodo si iniziano a muovere i primi passi verso un percorso di scelta autonomo per le donne. Ecco, la situazione sembra poi stabilizzarsi un pochino e poi crolla completamente, come abbiamo visto prima. Che cosa è successo dopo? Tra l'altro io ignorantemente, quando ho iniziato a fare ricerca su questo argomento, pensavo che l'attività sessuale fosse diminuita a livello globale o quantomeno nei paesi più abbienti che fanno analisi di questo tipo, perché semplicemente la popolazione di questi paesi è invecchiata. Ecco. E quindi una popolazione che invecchia anche per ragioni fisiologiche potrebbe avere meno attività sessuale. No. Non è così, perché infatti prima di iniziare vorrei togliere un elemento da questa conversazione, cioè l'invecchiamento. Infatti è vero che le società occidentali stanno diventando sempre più anziane, stiamo invecchiando, ma il problema per quanto riguarda il sesso non sono gli anziani, sono i giovani. Infatti la percentuale di chi non ha fatto sesso nell'anno precedente alla pandemia rimane stabile al 50% per gli over 60. Il problema sono quei giovani, tipo noi, nella fascia d'età tra i 18 e i 35, che hanno smesso di fare sesso. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo sostituendo il nostro desiderio sessuale con vite sui social, videogiochi, eccetera. Stiamo sublimando il desiderio nei porno
E soprattutto la domanda vera è: a un certo punto torneremo a fare sesso oppure no? E io ho bisogno del tuo approccio scientifico per capire dove stiamo andando. Mi sono messa a fare un po' di ricerca e vorrei fare una premessa, che anche in ambito scientifico si può trovare tutto e il contrario di tutto su questo tema. Un po' per la natura di questa ricerca, che è sociologica e osservazionale, però anche perché le situazioni non sono uguali dappertutto e quindi anche i fattori che contribuiscono a questo fenomeno possono essere diversi. È difficile dire questo è quello che causa un fenomeno di questo tipo. Per esempio, in Italia, nella fascia d'età di cui parlavi tu prima, 18-35, ci sono almeno 3 milioni di NEET, cioè ragazzi e ragazze che né studiano né lavorano e spesso vivono ancora con i genitori. Ora, sappiamo che vivere a casa con i genitori non è un deterrente assoluto, però sappiamo che forse non fornisce neanche le condizioni più favorevoli all'attività sessuale. Però, detto questo, ci sono anche tante coppie giovani conviventi che stanno attraversando lo stesso fenomeno, quindi dobbiamo trovare altri fattori. Prova a nominarmi il primo fattore di ricerca scientifica sull'argomento. Let me think, il porno. Esatto. Il porno ha cambiato moltissimo il nostro rapporto con la sessualità, perché ha reso molto più semplice, gratuito, immediato e anche discreto l'autoerotismo. E in effetti gli uomini che hanno dichiarato di praticare autoerotismo in un dato momento durante la settimana tra il 1992 e il 2014 è raddoppiato negli Stati Uniti. Probabilmente proprio per questa ragione, e possiamo immaginarci effetti simili in paesi che hanno lo stesso tipo di accesso a internet. Tempo fa girava un meme e diceva proprio: "If it exists, they made porn about it", cioè se esiste sicuramente ci hanno fatto un porno. Ce n'è di tutti i gusti. Siamo infatti sommersi dal porno, tanto che negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato anche a vendere immagini porno, soft porno su piattaforme come OnlyFans. Ecco, forse il porno ha effettivamente cambiato le nostre abitudini sessuali. Assolutamente sì, e se pensiamo alla produzione di contenuti pornografici, solo nel 2019 e solo su Pornhub sono state aggiunte più di 1.3 milioni di ore di contenuti. Ci vorrebbero circa 170 anni per guardarli tutti. Solo su Pornhub, solo nel 2019. Alcuni ricercatori dicono: stiamo sviluppando una dipendenza sessuale da internet. E c'è una scuola di pensiero di ricercatori che vorrebbe che questa dipendenza da materiale pornografico online fosse etichettata come un disturbo psichiatrico ufficiale. Per questa scuola di pensiero la pornografia sarebbe diventata un surrogato che sostituisce il nostro desiderio sessuale nella vita reale. Tra l'altro, reale non si sa neanche più cosa voglia dire, perché tra internet, social media, poi addirittura con il metaverso, chissà cosa potrebbe succedere. Recentemente ci sono stati alcuni casi di violenza su alcune ragazzine nel metaverso, proprio violenza di gruppo che ricorda in qualche modo alcune tipologie di porno, e il problema è che è una zona molto grigia, quindi non è per niente regolamentata. E poi, come dicevi tu, la pornografia è accusata di mostrare immagini non realistiche, quindi urla strazianti, atteggiamenti violenti, corpi magrissimi, e in effetti in parallelo al calo dell'attività sessuale c'è dall'altra parte un aumento di giovani che testimonia di avere rapporti molto violenti, parliamo proprio di rapporti con pugni, schiaffi, soffocamento, ma addirittura dai primi rapporti sessuali, quindi proprio all'inizio della vita sessuale. Tra l'altro, forse questo è perché si parla più apertamente di sessualità, o forse perché questo tipo di studi sono visti meno come un tabù nella nostra società contemporanea, chi lo sa. Però potrebbe anche esserci un certo tipo di esposizione a questo genere di immagini attraverso il porno. Tra l'altro, diversi studi parlano anche di anoressia sessuale maschile, soprattutto in Italia. A quanto pare è stato notato un fenomeno tra i giovani adulti per cui il desiderio sessuale cala dopo aver visto una grande quantità di materiale pornografico, fino al punto di non riuscire più a raggiungere l'erezione. Non è ovviamente irreversibile, però questo effetto di un eccessivo consumo di materiale pornografico è stato notato sulle popolazioni più giovani. E poi c'è questo studio del 2014 che dice che gli uomini che consumano più materiale pornografico hanno meno probabilità di sposarsi. Anche questo però viene un po' da chiedersi: ma è nato prima l'uovo o la gallina? Nel senso che come si fa a dimostrare la causalità attraverso questi studi? Potrebbe benissimo essere che una persona che non è in una relazione stabile o che appunto non è sposata consumi più spesso materiale pornografico, quindi questo è un po' il limite di tutti questi studi sull'argomento. Sì, infatti in un TED Talk di qualche anno fa mi ricordo che venivano mostrati degli scan di cervelli umani maschili con appunto stimoli legati alla pornografia mentre guardavano dei porno, e questa cosa veniva collegata, diciamo, a una sorta di addiction alla pornografia, cioè proprio come se il porno fosse una droga, e soprattutto questo fenomeno veniva legato a una sorta di epidemia di disfunzioni erettili. Ora, io non ho onestamente trovato grande riscontro né da una parte
del fenomeno della pornografia come addictive in sé per sé, né dell'altro fenomeno, cioè delle catombe di attività erettile degli uomini. Perché non ci sono queste prove, anzi, come dicevamo prima, si trova tutto il contrario di tutto. Quindi, per esempio, c'è uno studio che ha detto: guardare materiale pornografico almeno 2 volte a settimana, almeno 40 minuti, in realtà aumenterebbe la libido e aumenterebbe la prestazione sessuale durante il resto della settimana. Sono andata a controllare la sezione dei conflitti di interesse di questo studio, perché nel frattempo ho scoperto che Pornhub ha iniziato a finanziare ricerca scientifica per contrastare questi assunti che il porno sarebbe un problema, con ricerca imparziale, che ovviamente è una contraddizione in termini, perché già il fatto che ci sia Pornhub a finanziare questo tipo di ricerca vuol dire che c'è un brief, e il brief è: dimostriamo che la pornografia non è un problema. Quindi, insomma, il porno un po' incide, però forse fino a un certo punto, chi lo sa, forse per qualcuno sì, per qualcuno no, probabilmente è un problema, diciamo, personale. Non si tratta soltanto del porno, si tratta del nostro utilizzo di internet e di dispositivi e dei social in generale. I nostri schermi ci offrono quello che un tempo poteva offrirci soltanto un altro corpo. Abbiamo già visto che quando le televisioni sono arrivate nelle camere da letto delle coppie, l'attività sessuale delle coppie si è dimezzata. Figuriamoci adesso che ognuno di noi è incollato al proprio schermo. Se la prima cosa che fai la mattina quando ti svegli è scrollare i social e l'ultima cosa che fai prima di andare a letto è controllare le mail, è chiaro che questo influisce e ha un impatto nella vita sessuale. Però anche questo è difficile da dimostrare, perché la tecnologia può influenzarci in due direzioni praticamente opposte. Per una coppia può diventare una barriera all'intimità, mentre per una persona single accesso a siti, app come Tinder, Grindr, chi più ne ha più ne metta, può in realtà facilitare quello che i ricercatori chiamano sesso alla spina, cioè accelerare gli incontri e quindi riuscire ad accelerare anche gli incontri sessuali e averli più regolarmente. Tra l'altro, la tecnologia incide sempre di più anche sulla nostra vita privata per quanto riguarda il lavoro, cioè ci portiamo sempre di più il lavoro a casa. In realtà negli ultimi decenni si è iniziato a lavorare sempre di meno, non per tutti i settori ovviamente, perché c'è stata l'introduzione del weekend, la tecnologia ha aiutato a poter lavorare meno ore e comunque aumentare la produttività, ma sempre a causa della tecnologia invece abbiamo anche iniziato a sfumare sempre di più il confine tra il lavoro e la vita privata. Sì, per esempio le notifiche di Slack che ti arrivano ogni ora del giorno e della notte, o i tuoi messaggi di WhatsApp quando mi scrivevi: ah, ho trovato questo studio, ed erano le 3 del mattino. In questo caso la ricerca però sembra dirci: non conta la quantità delle ore di lavoro, anzi una vita lavorativa più frenetica potrebbe essere legata a una maggiore attività sessuale, ma conta il come, cioè la qualità del lavoro, conta quanto torniamo a casa stressati dalla nostra giornata lavorativa. E lo stress è uno di quei fattori di cui noi abbiamo prove abbastanza forti, nel senso che sappiamo che lo stress incide sui nostri livelli ormonali, che a loro volta incidono sulla nostra libido e sul nostro desiderio sessuale. Quindi avere una vita lavorativa stressante ha un impatto sulla nostra attività sessuale. Siccome in redazione più o meno lavoriamo tutti lo stesso numero di ore, più o meno siamo tutti stressati uguale, potevamo avere un campione valido per fare un piccolo studio e capire come influisce la nostra vita lavorativa sulla vita sessuale di Will. Che dici? Lo facciamo? Certo, andiamo a scoprire quanto sesso fanno i nostri colleghi. Ciao ragazzi, posso avere un attimo la vostra attenzione? Ho portato un questionario, è tutto anonimo, potete compilarlo e poi piegarlo e venire a metterlo in questa scatola. Non sempre il sesso può essere considerato automaticamente qualcosa di estremamente positivo tra due persone. Il fatto di avere grossi timori che sia avere una malattia sessualmente trasmissibile dal partner con cui stai facendo sesso, piuttosto che avere timore di uno stupro. Gli 80 è quando le nostre società hanno iniziato a essere progressivamente sempre più disinibite e il tabù del sesso è venuto meno, però paradossalmente si è iniziato a fare meno sesso. Come dire, proprio nel momento in cui l'imperativo era il godimento, viene meno la pratica di questa attività. I risultati del sondaggio li vediamo alla fine del video, ma prima vogliamo capire quali altri fattori, oltre a porno, social e stress lavorativo, possono influenzare il nostro desiderio sessuale.
Senti questa, praticamente c'è uno studio che è stato fatto in America che dice che ogni giorno tra il 1931 e il 2010, in cui ci sono stati più di 32 gradi negli Stati Uniti, a distanza di 9 mesi c'è stato lo 0,4% in meno di nascite rispetto ad altre giornate. Questo che cosa significa? Che il cambiamento climatico potrebbe avere un'influenza anche sul nostro desiderio sessuale. Secondo uno studio italiano, invece, quando si respira molta CO2 ed entra in circolo nel sangue, praticamente si alza il nostro livello di serotonina e di conseguenza si abbassa il nostro desiderio sessuale. Pazzesco. Tra l'altro il cambiamento climatico non influisce soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico. Un'altra grande area di ricerca in questo momento ha a che fare con l'insoddisfazione e l'insicurezza della nostra generazione. Infatti, se ci pensiamo, la nostra generazione ha delle incertezze che generazioni precedenti non avevano avuto: incertezza sull'alloggio, incertezza sul lavoro, sullo stare in coppia, sul futuro familiare. Geopolitico forse c'è sempre stato, però in questo momento abbiamo anche grandi insicurezze su qualcosa di tanto fondamentale quanto il clima, che era sempre stato una certezza granitica. E tutte queste insicurezze che derivano da una vita moderna più instabile generano stress. E come sappiamo, lo stress è legato ai livelli ormonali, che sono legati a loro volta alla nostra libido, al nostro desiderio sessuale. In effetti c'è un articolo del New Yorker che proprio diceva: più uno è felice, più uno è sereno, più ha un'attività sessuale soddisfacente. Però vabbè, insomma, questo un po' ce lo potevamo immaginarcelo. E quindi probabilmente questo fenomeno non ha una causa specifica, ma è il risultato di un mix di fattori tra stress lavorativo, accesso ai dispositivi, utilizzo dei social e della pornografia, insicurezza economica, esistenziale, ecoansia e forse tanti altri fattori che non abbiamo neanche considerato. Sì, infatti forse questa sex recession ci dice qualcosa di più sulla nostra vita moderna. Cioè, in generale noi abbiamo iniziato da tempo ormai ad abbandonare tutte quelle che sono le istituzioni sociali, i club, i circoli, la vita di paese, quindi forse l'abbandono del sesso è semplicemente il passo successivo. È interessante che tu dica questa cosa, perché c'è una economista britannica, Norina Hertz, che ha detto proprio questa cosa. Viviamo in un mondo che è sempre più disgregato, è un mondo sempre più alienato e solitario, e lei trova le radici di questo fenomeno nella rivoluzione neoliberista degli anni Ottanta, che tra l'altro coincide un po' con i dati che tu hai portato prima. Ovviamente, tesi discutibile, se ne può parlare, però lei dice: il neoliberismo ha dato licenza all'avidità e all'egoismo, e questo avrebbe cambiato non soltanto i nostri rapporti economici, ma anche i nostri rapporti interpersonali, incluso il sesso. Sì, in effetti è proprio dagli anni 80-90 che iniziamo a vedere un calo, però forse c'è un altro aspetto che secondo me andrebbe sottolineato, cioè il fatto della liberazione femminile. Ecco, forse oggi le donne semplicemente si stanno liberando di quell'idea per cui devono fare sesso a tutti i costi, sesso che non vogliono fare, quindi stiamo dando priorità ad altre cose, alla carriera, alla famiglia, a un hobby e meno al sesso. Eppure noi donne non abbiamo mai avuto così tanti strumenti per cercare di capire effettivamente che cosa ci piace, quindi forse ne facciamo meno, ma meglio. Sono d'accordissimo che non si debba necessariamente interpretare come un problema, però per chi lo interpretasse invece come un problema nella propria vita privata, mi sento di dare forse un altro punto di vista positivo. Non siamo soli in questo, è un fenomeno sociale e culturale, e quindi le risposte da dare a questo fenomeno non sono da trovare necessariamente nell'individuo o nella singola coppia, sono risposte che possiamo trovare come società alla qualità del lavoro, alla dipendenza dai dispositivi, all'ecoansia e a tutti i fattori di cui abbiamo parlato prima. Però questo tema purtroppo viene sempre affrontato nel dibattito pubblico nel perimetro della procreazione, e quindi non so quanto possa aiutare dare il bonus bambino come in Giappone o in Australia, o dare un'ora sovvenzionata per tornare a casa e avere un rapporto sessuale praticamente a comando, come ha fatto un comune in Svezia. E allora forse affrontare questo fenomeno del declino sessuale significa arrivare al cuore della crisi della vita moderna. Ecco, potremmo partire proprio da questo, forse, dal fatto che la sex recession è un fenomeno non individuale, cioè siamo soli, ma insieme. E a proposito di essere insieme, facciamo lo spoglio. Vai. Abbiamo chiesto quante volte i nostri colleghi hanno rapporti sessuali in un mese, con un range di opzioni a crocette da 0 a 10 plus. Abbiamo chiesto quante volte praticano autoerotismo nello stesso modo, quanto si sentono stressati dal lavoro, invece con una risposta sempre a crocette da mai a sempre. E poi gli abbiamo chiesto di mettere in ordine di importanza gli aspetti che
hanno un impatto negativo sulla loro libido, tra cui stress lavorativo, ansia e senso di insoddisfazione, consumo di materiale pornografico, utilizzo di social media e dispositivi tecnologici, fattori ambientali come cibo, temperatura, luogo in cui si trovano e uso di droghe e alcol. Una premessa, questo non ha alcuna valenza scientifica, nessuna valenza scientifica. Però ci siamo divertiti! Ci siamo divertiti! C'è un 10% della redazione che non fa mai sesso. Quindi, o perlomeno, che in un mese zero volte. Devo dire che però sono sorpresa dagli altri numeri. Insomma, raccontano un trend che è un po' diverso da quello che abbiamo detto fino adesso. Certo. Sulla tensione lavorativa, la maggioranza dice che è spesso nervoso o in ansia per il lavoro. Questo probabilmente in qualche modo influisce sulla sessualità, l'abbiamo detto più volte, però evidentemente non così tanto. E anche se questo appunto non ha alcuna valenza scientifica, no. Diciamo che è anche l'esempio del perché queste ricerche non possono mai essere prese proprio come definitive, perché tutto dipende dal campione. Bisogna stare attenti a non dare troppo peso mediatico a degli studi che magari riflettono soltanto quello che succede in alcune sezioni, in alcune sacche della popolazione, e in altre magari no. Non in questo segmento di popolazione, certamente. Mentre il consumo di materiale pornografico, devo ammettere che io mi sarei aspettato una cosa diversa. In cioè, alto me lo sarei aspettato. Io mi sarei aspettato che sì. Perché non è entrato nel podio. Nel podio ci sono entrati soltanto... primo, ansia e senso di soddisfazione. Secondo, stress lavorativo. E terzo, fattori ambientali. E questo è il nostro studio. Non scientifico, sul sesso. Easy.